Prendono il via le attività della Casa delle Tecnologie Emergenti Infiniti Mondi e il nuovo polo dedicato alla ricerca e sperimentazione delle tecnologie innovative in ambito creativo e culturale nel cuore di Napoli avrà sede nell'Albergo dei Poveri, che insieme all'ex scuola Giotto Monti a San Giovanni a Teduccio ospiterà i laboratori avanzati dedicati al metaverso, al web 3.0, al gaming, allo storytelling, al quantum computing e al 5G. Un progetto molto challenge, molto sfidante, perché è un progetto che vuole avere un impatto, diciamo, sulla città, coniugando tecnologie e industria culturale e creativa. Presentato questa mattina in sala giunta dal sindaco Gaetano Manfredi e di partner coinvolti, il progetto Infiniti Mondi è ispirato alla figura del filosofo Giordano Bruno e mira a coniugare le competenze scientifiche di università e centri di ricerca con le esigenze innovative delle imprese per favorire crescita delle aziende e sviluppo del territorio. Ci occuperemo di una serie di eventi, ci occuperemo di formazione, quindi la nostra idea è quella di creare un upskilling e reskilling delle forze lavorative su tematiche e tecnologie che oggi sono poco presenti in Italia. È una cooperazione che facciamo con università, aziende, in una rete anche nazionale, perché un progetto gemello è stato vinto dal Comune di Bologna e abbiamo scelto di posizionarlo all'Albergo dei Poveri, che è un grande edificio in cui sta partendo la ristrutturazione, proprio perché quello diventerà un grande hub culturale della città che guarderà a tutto il tema dei musei, delle biblioteche, della formazione ma anche dell'innovazione. La Casa delle Tecnologie Emergenti avrà una ricaduta positiva anche sul tessuto sociale grazie a diversi momenti di incontro promossi con la città. Ne è un esempio il MetaLab, in programma il prossimo 20 ottobre presso la Fondazione Focus ai quartieri spagnoli, con esperti nazionali e internazionali.